Tutti, hello people from Ibiza, ciao a tutti quanti, buonasera. Scusatemi per ieri che c'era la live, ma purtroppo c'erano un po' di impegni che sono arrivati all'ultimo momento e non ho potuto fare altro che rinunciare a questo, purtroppo, a questa live che tanto aspettavo di fare, ma ci siamo questa sera. E proseguiamo con una live che comunque abbiamo iniziato la settimana scorsa su Sonic Origins. Adesso un attimo imposto l'audio. Ancora una volta fatemi sapere nei commenti se funziona l'audio e tutto quanto. Io intanto faccio un po' di test e attivo Xbox. Ecco qui. E mettiamo live. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a vedere e soprattutto a sentire le cose. L'importante è sempre quello. Oggi la connessione va anche meglio rispetto al solito. Ok. Pare di sì. Sì, perfetto. Bene. Allora, adesso qualche secondo per impostare. Oh, abbiamo già tre spettatori. Attenzione, questa cosa mi fa molto felice. Benissimo. Allora, devo dire che in questi giorni non sono andato avanti con Sonic CD per mantenere la cosa della live, ma ho toccato la modalità missione dove per Sonic the Hedgehog mi mancano in realtà questi ultimi due. Quindi magari questa sera potrei sclerarci di fronte a voi. Sono stati alcuni che veramente mi hanno portato in una situazione di stress pesantissima. Tipo per esempio Eggman vs Piedi Agili, oppure questi che sono stati praticamente creati come parte del DLC. Dopodiché ho voluto fare una prova sullo speculare, giusto per vedere un po' com'era, ma è un qualcosa che comunque vedremo insieme dopo che completeremo tutte e tre le storie. È bene fare queste qui, prima di tutto. Quindi noi continuiamo quindi con Sonic CD. Eccoci qua. E come l'altra volta. Ah, che bello, qui c'è l'acqua, quella che tanto odio. Benissimo. Come abbiamo fatto l'altra volta, dobbiamo sostanzialmente raggiungere determinati obiettivi. Prima di tutto distruggere, tornare nel passato, distruggere la macchina creata da, porco cane, da Eggman, per rendere il futuro positivo, prendere 50 ring e vabbè. E poi lì faremo i conti appena termineremo il gioco. Quindi adesso andiamo di esplorazione. Consideriamolo come un gioco open world. Oh, la miseria. Non me l'aspettavo questa cosa. Allora, qui io passato, presente, futuro, non trovo ancora nulla. Andiamo cauti. Un altro checkpoint. Qui c'è un box di ring, ma avevo visto qualche cosina. Ecco, abbiamo trovato dove si trova la posizione. Qui però c'è il futuro. Quindi dovremmo andare qui, perché qui si trova. Quindi a quanto pare il passato si trova sostanzialmente dietro. Dobbiamo cercare il passato. Un altro future. E quindi non ci serve palesemente un cazzo. E niente, torniamo indietro. E soprattutto evitiamo di. Un altro future, ma dove stanno i past? Mi sa che conviene ricominciare da capo perché il passato non lo becco qui. Mi sa proprio zero. Quindi vediamo un po' se sta magari avanti. Facciamo comunque tutta l'esplorazione. Però poi come faccio a tornare indietro? Infatti è gol, quindi sta un pochino indietro. Va bene, dai, esploriamo, cerchiamo meglio. Questa
Quindi se prima ho fatto l'errore di cadere in basso, adesso andiamo in questo tubo e vediamo se magari passa da qui. Prendiamo la bolla. Comunque Sonic CD è strutturato 100 volte meglio rispetto... Eccolo, pasti. Te pareva? Quindi adesso è importante andare nel passato. Sappiamo dopo come proseguire. Anzi, sai cosa? Forse so anche dove andare per attivare il pasto e non rischiare di perderlo. Perché una semplice corsa mi porterebbe semplicemente a perderlo e basta. Avevamo trovato prima un modo per poterlo fare. L'importante è non sostituirlo al future. E là ci sono un po' di future, quindi stiamo attenti. Ci rimarrei abbastanza male se andassi a prendere un future. Allora, era qui mi pare. Eccolo, lì. Uccidiamo prima sto coso. Prendiamo una bolla. E adesso andiamo nel passato. Tornato nel passato, adesso distruggiamo la macchina che si trova lì. E abbiamo salvato il passato. Poi l'ologramma di Metal Sonic non ci è necessario in realtà, era sostanzialmente uno degli obiettivi che venivano dati in Sonic CD dei vecchi videogiochi. E a quanto pare qui non sono necessari, però 37 ring non va bene, quindi adesso vediamo di fare un po' di ring, di trovarne un po'. Se ne trovo però. Adesso non ne sto trovando manco uno. Aspetta, ecco lì, guardate. Tac. Ok, ne mancano solo tre. E abbiamo altri ring che abbiamo visto. Ah vabbè, prendiamoli da qui. Io adoro CD. È proprio un gioco tranquillo, di totale esplorazione. Amo questo gioco. Preciso. Guardate, andiamo al ring. Ok, e abbiamo fatto anche un good future in zone 1. Bene. No, dannazione. Dannazione. Vabbè. Però in mezzo all'acqua iniziano a essere un po' ostici questi UFO. Bene. Allora, in teoria vi dico che gli UFO che dovrebbero essere distrutti prima sono quelli viola, perché quelli blu in genere sono quelli che sostanzialmente aumentano la velocità. Quindi poi succede che perdiamo perché non riesco a tenere il controllo di Sonic. Quindi cerchiamo di abbattere prima i viola. Ecco, così va molto bene. Molto bene. Lasciamo perdere questi due blu qui. Merda. Merda. Parte 2. Quanto sono ostici questi UFO. No. Ok. È uscito l'UFO del tempo. Ma non ce la faccio adesso a prenderlo. Invece l'ho preso. Bene.
No! Riprendiamo lui. No, niente. Ah, che pazienza con questi special stage. Insomma, come prima. Troppo sbagliato. Che nervi questi cambi di... Niente. Ok. A prendere l'UFO centrale. Merda. Anche stavolta zero. No, cazzo. Vabbè, comunque siamo... Mi sono arrivati al quinto. Quinto special stage, quindi... Posso anche capire che... Non sono manco semplici questi. Gli ultimi mi ricordo che erano infernali. E mi ricordavo bene. Questo non è niente dopo quello che vedremo dopo. Ma siamo già a 20 secondi. La vedo male. Andiamo di prendere pure questi blu, dai. Non... Magari con una certa accelerazione becco. No! Vabbè, al diavolo. Meno male che abbiamo tipo 525 tentativi. Le monete dell'anniversario sono la cosa più bella di questo gioco. Non capisco perché sta botta non riesca a prendere. Che nervi. Vai qua. Uno. Loro tra l'altro fanno un percorso, quindi alla fine, osservando anche il percorso che fanno, magari si risparmia tempo. Merda. No! Io ho troppo paura di quei due blu che sono troppo vicini tra di loro. Merda. Non l'ha preso. E che ovviamente adesso ci porterà al game over. Bingo. Andiamo avanti, va. Allora, io questo qui lo devo beccare al solito usando... Ma perché non lo riesco a prendere più? Sono riuscito fino a prima, adesso non ci riesco più. Siamo in questa posizione come prima. E uno è fatto. E due è fatto. Tre è fatto.
spesso è più antipatico. Però ritornerà qui. Bingo! Mancano solo quei due. No! Porca puttana! C'eravamo quasi però. C'eravamo quasi. Niente, ho perso l'abilità di salire sopra quel coso. Questo qua, rimaniamo nella zona. Bingo. Ultimo. Ma non facciamo cazzate. Ecco, benissimo, come non detto. Tornerai qui? Preso la Time Stone Green. Io c'ho il filtro luce blu al computer, quindi non so i colori che vedo. 3, 4, 5. Ne manca uno. Abbiamo finito anche Sonic CD, la collezione delle Time Stone. Perché mi sembra che ne erano solamente 6. Scusate un secondo. No, un attimo solo. Che devo regolarmi. No, facciamo 90 gradi. Ok. Non ho visto che cosa ho fatto qua. Ah, ok. Scusa, come lo faccio a prendere quella cosa lì? Ah, io so come si fa a prenderlo. Io so. Mi sta un po' glitchando la rete. Allora, questo è un loop infinito. Uno di quei livelli a loop infinito. Dobbiamo tornare nel passato. Torniamo nel passato e quella porta si aprirà. Il problema è trovare il passato di verdure. Dove lo troveremo? Se lo troveremo. Ma lo dobbiamo trovare. È divertente questo gioco perché ti mette nella posizione di dire: ok, ma c'è il future, ma a cosa servirà mai il future? A niente. Cioè, è più che altro una parte di una distrazione di questo gioco per far sì che tu, giocatore, ok, se c'è una pedana di questo modo significa che il passato si trova da qualche parte qui. Ma forse abbiamo già superato. Ma noi osserviamo. Noi andiamo avanti. Esploriamo. Eccolo past. L'ho perso, cazzo. Ah. Però sappiamo dov'è adesso. Fa niente, fa niente. Andiamo tutti i future di questo mondo, non fa niente. Sì. Perché abbiamo trovato il passato. Quindi se il passato si trova lì, la macchinetta in teoria dovrebbe stare più giù. Invincibilità. Adesso vediamo un po'. No. Lancetto. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Forse devo tornare indietro.
Dannazione. No, non c'è niente, peccato. Ok, la macchietta è qui. Quindi abbiamo trovato posizione e macchinetta. Ma adesso... come facciamo a velocizzarci? Questo è il problema maggiore. Un altro passato. Allora, o ce la spariamo tutta così? Merda. Aspetta, però se moriamo c'è il passato qui vicino, quindi moriamo. Moriamo affogati. Così mi riprende dal checkpoint e dovrei riuscire a riprendere il past. Vediamo un po'. No, dannazione, aspetta, vediamo se c'è qualcuno qui. Fatemi morire, vi prego. Oh, che palle. Adesso non è più semplice morire. Adesso non riesco a perdere, bene. Due. Vediamo se c'è ancora un past disponibile qui. Oh sì. Eccolo qui. Allora, dobbiamo fare un percorso, saltare e arrivare fino a lì. Vediamo se posso allungare il processo in qualche modo. Se io arrivo qui è un po' più lunga la cosa, quindi potrei fare una cosetta. No. Facciamo così. La dannazione. Ah, quanto è bello il nuovo spin dash che hanno messo in questo gioco. Partiamo da qui. Esattamente da qui. Mua! E il passato si tornò di fronte alla macchina. Molto bene. Abbiamo salvato anche questo futuro. Adesso dobbiamo prendere 50 ring. Vediamo se riesco a prendere da qui. 36. Altrimenti non ci facciamo scrupoli. Rincominciamo, tanto abbiamo... ma forse ce la facciamo. 50, bingo. Merda. Sto per morire malissimo. 50 ring precisi. Molto bene. E anche questo stage è stato finito. E abbiamo preso praticamente con questo l'ultima time stone. Dobbiamo fare solo questo stage, mi pare. Sì, questo è l'ultimo. L'indimenticabile stage psichedelico. Uno dei più difficili del gioco. Non mi ha fatto perdere tante di quelle ore quando ero bimbo. Ma proprio perché ci ho perso tante ore, sono un po' più pratico rispetto al passato. Ma l'ho trapassato. L'ho palesemente trapassato. Ma
questo sta schizzato. Però sappiamo come distruggerlo. Aspetta. In teoria ci sarebbe quello da usare. Anche per quello lì va per un pattern abbastanza semplice. Ok. Assolutamente questo. Prepariamoci che adesso ricompare l'UFO questo. Attenzione perché ne manca uno. Forse ce la facciamo senza. Bingo! Timestone 3-6. Non mi ricordo se ne aveva 7. Doveva scrivere tipo Sonic got all timestone. Boh. Allora, siccome questo è lo stage 3, qui andiamoci easy, dobbiamo combattere contro Eggman. Eggman Evil Robotnik. Qua poi lo stile di Eggman è bellissimo. Prendiamo l'invincibilità. Ok. Oddio, che brutti ricordi di questo boss. Praticamente è un Eggman che è avvolto da bolle e noi dobbiamo semplicemente distruggere le bolle. È bellissimo, questo era uno dei. Mi ero dimenticato della sua semplicità. D'apposto. Molto bene. E anche questo è andato. Quartz Quadrant. Vediamo che cosa ci riserva andare qui sopra. Se magari c'è un. Past, eccolo qui. Fammi vedere se qualcuno di questi c'ha pasta anche qui. Quindi teniamo gli occhi aperti che potrebbe esserci una di quelle pedane famose. Qui c'è Future. Se noi saltiamo a Future qua perdiamo. Bingo! Ok, già almeno questo ce lo siamo tolti.
Ma quanto sono belli gli stage nel passato? Adesso è importante non ritornare nel futuro. Ok. Niente. Che palle, ho l'ansia a tenere il pannello future. Mi sa tanto che l'abbiamo sorpassato da un bel po'. Dove sarà il pannellino? Immagino dove saranno i past. Fermati, porco cane! Oddio, che panico! Vediamo. Dove cazzarola si trova? Eccolo. Via, 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 abbiamo finito. Andiamo giù, così vediamo pure se ci sono realmente altri time stone, che non mi ricordo se ne erano 7 o 6 qui. Piano, così lo noto. Ah, ce n'erano 7. C'erano 7 time stone in questo gioco. Non erano 6. Va bene. Quindi questo è l'ultimo stage. Non me lo ricordavo per niente. Il trucco sta a non stare troppo dietro agli stessi, ma giocherellare, muoversi. Cioè, magari stare troppo fermi sullo stesso punto, a meno che non hai un punto di blocco. Questo è un consiglio anche per voi, se magari un giorno comprerete questa edizione, andrete a giocare. Cioè, adesso non manco lo seguo più, in realtà dovrei andare sul centrale che adesso compare. È comparso? Eccolo. Merda, niente. Niente, che sfiga. Va bene, ci si riprova. Tanto sto avendo meno problemi in assoluto sugli special stage per Sonic CD. Eppure mi ricordavo che CD era il più traumatico. Sarà forse che ci ho giocato talmente tanto da piccolo che mi ha semplificato ormai il processo e tutto. Quello invece che recentemente ho trovato da panico è stato Sonic 2. Cioè, io mo che farò Sonic 2? Mamma mia le bestemmie che usciranno, ragazzi, io ve lo dico. Io spero con tutto il cuore che, visto che l'ho fatto proprio recentemente, mi auguro che le cose verranno automatizzate in tempi molto brevi. Ma io lo so che non sarà così. Vabbè.
andiamo sul centrale. Merda. Sì. E poi Sonic 3 non è difficile. Lo stage delle Blue Sphere, le famose Blue Sphere. Il problema sarà nel fatto che io le gioco in cloud, quindi ci sarà quel mini ritardo che in Blue Sphere potrebbe costarmi caro. Spero di non avere problemi, perché altrimenti non credo proprio di farlo per niente Blue Sphere. Lo dico perché Blue Sphere di Mania per me è stato l'inferno. Ah, torna indietro. Cambiano le strade in modo troppo sbagliato. Mannaggia loro. Andiamo qui. Andiamo qui. Merda. Potevo prendere questo. Ci siamo. Ormai ti ho predictato le mosse. Adesso una. Ora ci mettiamo qui. Merda. 7, 6. Merda. Merda, 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 merda. E poi non ho capito perché Sonic toccando l'acqua dovrebbe perdere tempo. Che acqua particolare. No, vabbè. Quanto è bello quando va tutto dritto. Tranne in questa situazione qui che sono troppo veloce. Adesso non riesco. Niente. Ah. Di nuovo. No, porca puttana. Vabbè, di nuovo. Che mega troll. Cioè, per l'assurdo, già sono arrivato a 20 secondi e ne ho distrutto solo uno. Questa è la peggior run. Brutta, brutta assai. Di nuovo. Mannaggia, per un UFO prima. Peccato, proprio peccato. Per un UFO. No, questo fa un giro che non mi piace. Questo va giù. Questo per poco. Bene. Benissimo. Yeah.
Devo capire più che altro come si muove sto cazzo di UFO. Mettiamoci in questa posizione. Bene. L'ultimo. Vediamo come si comporta. Mua! A proposito di acqua, fammi bere, va. E siamo a... Oh, ma ci fosse un gioco che mi... Cioè, da quello che ho capito, solamente usando i cheat si può usare Super Sonic in CD e Sonic. Vabbè, adesso dobbiamo semplicemente tornare nel passato e basta. Poi per il resto il gioco, la parte più tosta l'abbiamo fatta fuori, in pratica. Adesso dobbiamo semplicemente esplorare. Bene. Già siamo entrati nel passato all'inizio, quindi meglio di così si muore. Adesso dobbiamo trovare semplicemente la struttura. Andiamo rapidi, tanto. Frega un cazzo, tanto. Allora, in teoria io posso pure saltare tutto e finire gli stage normalmente, facendo il cattivo futuro. Tanto, avendo preso tutti i Chaos Emerald, mi dovrebbe dare il porco cane di futuro positivo, in ogni caso. Ma non voglio, se no finiamo il gioco troppo presto. Quindi adesso andiamoci a cercare sta cazzo di pannello che ci sta nella zona, che so che ci sta, ma dobbiamo vedere dove. Qui no. Saliamo sopra. Forse qui? God damn. Damn. Sta qui sopra, dai, palesemente. Vai con la tua forza dei piedi, vai. Che palle. Piano, piano. Attenzione. Quindi dobbiamo stare attenti a quella pedana lì. Intanto ci siamo fatti fuori Future lì, quindi... Sì. Ripeto, dobbiamo andare... Dannazione. Attenzione qui. Ecco. Meno male che ho detto attenzione. E dai, porco cane. Adesso sono straconvinto che lo troveremo qui. Vediamo se... Facendo in questo modo... No, ma... Sistematicamente impossibile. Andiamo di qua, va. Vediamo un po' se riesco da dietro. Thank you.
Ok. Ok. È palesemente qui. È palesemente qui, me lo sento. Un vero fan di Sonic si sente le cose. Sì, però... Dai, non è possibile. Aspetta. Qui sotto c'è Metal Sonic. Come ci arriviamo? Di qua. E uno è fatto. Piccolo bonus inutile. Vabbè. Non necessario. Quindi non era qui. Non sono un vero fan di Sonic. Merda. Torniamo indietro. Una pazienza infinita ci vuole per questo gioco. Ahimè. Vai. 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 Distruggi qua. Dove mi manda? Affanculo. Oddio mio. No! Che culo. Stavolta è ben nascosto, eh. Mi sta mettendo un po' in difficoltà. Ok, quella zona abbiamo scoperta. Andiamo indietro. E ritorniamo lì. Voglio andare qua. Scusa qui. Merda. Oh porca zozza. Non c'è assolutamente un cazzo. Allora, dobbiamo andare in quella pedana come abbiamo fatto prima. Dobbiamo prendere la rincorsa e dobbiamo salire sopra quella pedana. Non è andato. Sta diventando difficile. Tra l'altro siamo arrivati agli 8 minuti, quindi mi conviene riavviare a breve la partita, perché altrimenti mi perdo pure il passato. Per ritornare al checkpoint. Ah, zitti, zitti. Magari è qui. Ma non ci arrivo. Sono un po' di uccellini lì, perché? Può essere che stiamo vicini?
Aspetta. Ma l'avevo già distrutto. Ma l'avevo già distrutto. Raga, ma l'avevo già distrutto. Eh sì, qua ci stanno gli uccellini che volano. E quando cazzo l'ho distrutto? Manco me ne sono reso conto. Quando è successo? No, questa cosa è inspiegabile. Quando è successo? Ragazzi, era distrutto. Non è possibile. Ma ci sono gli uccellini. Vabbè. Vediamo. Made a good future. Quando l'ho distrutto, raga? State a cercare 9 minuti una cosa che avevo già distrutto. Ma vabbè. Più di 15 minuti a cercare una cosa che avevo già distrutto. Ah, che bello questo. Questo mi pare che dovevo semplicemente accelerare, che più andavo veloce e più la sua struttura si graffiava. Guarda, questo gioco era originalissimo, originalissimo al periodo. Cioè, guarda che genialata. Non era difficile CD dal punto di vista, diciamo, dell'endgame in generale, contrariamente a Sonic 1, ma era troppo divertente. D'apposto. Struttura distrutta. E si va al prossimo stage. Tra l'altro il prossimo stage deve essere qualcosa di mega galattico. Non vedo l'ora. Chi se lo dimentica? Wacky Workbench. Come sclerare in modo che bisognava stare attenti tanto a queste strutture qui, si cadeva molto facilmente sotto. Quelle past? No, future. Ne ho visto un altro di pannello, ma non so adesso dove ci porterà questo. E di certo non a quel pannello. E a quanto pare non mi ci porterà mai più. Un checkpoint. Sto stage è proprio... non spettacolare, brutto proprio. E chi se l'è dimenticato è una cattiva persona, perché...
di chi ci ha giocato. E per superare questo stage bisognava... Già era difficile di suo lo stage. Past, eccolo. Minchia, il problema è come accedere al passato. Andiamo qui. Di più. Devo prendere velocità però. Cazzo faccia a prendere velocità. Aspetta, facciamo una cosa, vediamo il gol dove sta. Non lo tocchiamo. Procediamo. Merda, niente. Dietro. Volevo andare direttamente da lì e farlo da dietro, ma a quanto pare non era praticabile. E mo ritrova il passato però. Merda. The future non mi piace. Ehi, dammi il past. Mi sembra che se andiamo di velocità... Aspetta però, forse... Ok, bisogna poi cadere dall'alto e quindi si acquisisce velocità. Però l'ho perso, quindi dobbiamo rifarlo. Allora, ok. Quella era past? Aspetta. No, era un fottuto future, va bene. Oh merda. Questo è un bel problema. Adesso è un bel problema. Dimmi che ne troviamo uno rapido che va nel passato. Adesso perlomeno sono tutti che vanno al passato. Il passato, cioè il presente. Al diavolo.
Non ci voleva. Questo era il lato per poter correre. Ne dobbiamo trovare un altro di pannello che mi riporti al passato. Se solo si potesse poi tornare indietro e usare quel pannello. Dobbiamo cercare di capire. Merda. Ma la situazione è critica. Scusa, andiamo indietro alla cosa migliore. Maledetto futuro. In quale tragica situazione mi sono andato a ficcare. Ma ci sei o ci fai? Prossimo stage perlomeno il migliore, guarda. Mi sembra dopo questo c'è uno degli stage più belli del gioco. Sto proprio insopportabile. Va a cagare, vabbè. Vediamo un po' se posso andare da qualche parte qui. Magari poi torno indietro. L'importante è trovare un pannello, che non ne trovo. Incredibile ma vero. Ma porco cane. Che palle. Possibile che non trovo più un passato? Dopo 10 anni. Che macello. Solo fammi vedere una cosa. Magari lì ci posso ritornare. E se c'è un pannello velocità ci torno volentieri. Vediamo. C'è un future. Facciamo una cosa. Perlomeno siamo ritornati al presente. Mo devo stare attento, non voglio beccare un pannello future. Manco uno, manco per scherzo, eh. Questo era perfetto per andare nel passato. Era perfetto. Porca merda. Vabbè.
No, vabbè. Allora. Poi dobbiamo pure trovare l'oggetto. Vediamo se posso tornare indietro. Beh, con questo presupposto di certo non torno indietro. Ah, zitto! Cazzo! No, lì però c'è il future. Però potevo fare una cosa. Potrei fare una cosa. Ho un'idea. Ho un'idea fantastica. Passiamo da sotto, prendiamo future. Poi lo togliamo, prendiamo pest. E procediamo. Piano infallibile, si può fare. Vabbè, se non avete capito vi faccio vedere appena riesco praticamente a superare questo pezzo antipatico. Io scendo qui sotto. C'è la piattaforma? Esatto. Faccio future, mi si blocca, torno indietro, prendo past e vado sulla stessa piattaforma, ma al contrario. Dannazione! Scusa. Scusa, dov'è il past? Siamo andati un po' troppo avanti? Beh, sì. Eccolo. Past preso. Adesso dobbiamo fare esattamente la stessa cosa di prima, ma al contrario. Cioè, non dobbiamo passare. No, facciamo veramente con calma. Mi sembra che da qui ci si poteva passare, vero? Sì. Piano, piano, ho detto piano, con tanta calma e buona volontà, che manca ovviamente. Nel cammino di nostra... Ok. Merda. Porca puttana. Come cazzo ho fatto prima a passare da lì? Ma non c'ho più il past. Me l'aveva tolto. Non ci posso credere. Oh, prima mi è andato talmente tanto bene. E rifacciamo, va. Ah, non glitchare, per favore. Ma dove mi trovo? Non è uguale a prima. Dove cazzo mi trovo? C'è qualcosa che non cosa. Bingo. Torniamo indietro. Ma non ho capito perché il passato me l'ha cancellato in un attimo. Ma praticamente dobbiamo fare la stessa indica cosa che avevamo fatto prima. È andato tanto bene. Senza morire ovviamente. Prendiamo questi ring.
Ma io mi sa che proprio past non l'ho preso prima, ecco perché. Adesso andiamo da qua sotto. Bingo. Ma che sfiga. Ma vaffanculo. Cioè, no, non ci posso credere. Non ce la fa per qualche secondo. Cioè, mi deve andare in alto. Che nervi. Soprattutto che stage di merda. Ah, perché noi prendiamo il future lì. La pedana non deve stare lì. La dobbiamo far partire. Quindi non ci possiamo anche andare là sotto. Va bene. Facciamo le cose con calma. Dobbiamo togliere il future dal basso, quindi non da lì. Ecco. Come non detto, ho detto non dobbiamo passare di lì, casco proprio lì. Dio mio, che stress sto livello. Sì. Questo è un altro past. Attenzione. È un past. È un past. Oddio mio. Ce l'abbiamo allora. Mannaggia, saperlo prima che c'era un past lì. Quindi qui sotto, Bene, bene. E beh, qui non c'è problema. Problema risolto. Basta non prendere quel future. Mi faceva passare di qua? Sì. Finalmente si va in nel passato dopo 10 anni. E mo ci dobbiamo divertire. Dobbiamo trovare la macchinetta. Abbiamo trovato Metal Sonic. Magari adesso ci va pure bello automatico, lo troviamo subito subito. Chi lo sa? Mi fa andare lì sopra. Thank you.
vincere. Bene, non c'è un cazzo. Bene. Queste macchinette di merda. Attenzione, forse è qui. Per me fra un po' si è già autoesplosa la... Il gol si trova lì. È stato già distrutto. Vabbè. Ah! Ho capito. Sono già distrutti perché ho già tutte le time stone. Quindi non dobbiamo manco più cercarle. Che cacata però, dai. E quindi niente, torniamo solamente nel passato e basta. Non ci serve manco più distruggere quelli perché li ho fatti tutti. Quello cos'era, past o... Quello era past. Vabbè, io a questo punto otterrei sempre i benefici del futuro, se mi ricordo bene. Avendo preso tutti le time stone. Ci torniamo comunque indietro nel tempo. Ma dovrebbe essere già tutto distrutto. Se vediamo il birdo uscire, è stato tutto già annientato. Si piovono fiori, quindi credo proprio che siamo giunti. Io c'ho sempre questa insicurezza, mi dovrei un attimo informare in rete.
se effettivamente dopo aver preso tutte le timestone non è effettivamente necessario andare a cercare nulla. Fatemi vedere un secondo, va. Good Ending Sonic CD. Che poi finale di merda, se devo essere sincero, dopo tutta quella fatica. Ok, ci servono solo le time stone. Ok. Non abbiamo... non dobbiamo fare più un cazzo, quindi niente, è stato già distrutto tutto. Comunque non ci serve il pannello Metal Sonic per... perché nella guida diceva che bisognava distruggere anche quello di Metal Sonic. Possiamo finire subito lo stage senza assolutamente alcun tipo di problema. Quindi andiamo alla fine. Ah, sì. È sempre confermato. È un cheat in pratica prendere tutte le timestone. In pratica si toglie il lato difficile di questo Sonic. Abbiamo finito in pratica. Facciamoci tutto tranquillo adesso in pratica. Per l'assurdo, pensate che questo è il Good Future, perché in questo gioco ci sono diverse versioni. No! Cazzo! Ah merda, vabbè, una volta può capita. Un boss che mi va un po' anti... non mi va giù. Vabbè, quindi per stasera riusciamo a terminare CD. Pensavo che dovessimo metterci più tempo per completare eventuali stage, ma possiamo adesso andare direttamente avanti senza pensare al passato, insomma. Quindi proseguiamo, non è importante più, creeremo sempre un futuro positivo adesso in poi. Dai, allora. Mi conviene prendere questo qua di sinistra sempre. Io mi ricordo da piccolo questo boss non riuscivo mai a battere. Cioè in realtà dovrei prendere quello di sinistra, non di destra, che dico. Qui.
Merda. Eh no, devo prendere quello di destra diretto e colpirlo dall'alto. Comunque la versione americana era più inquietante con le musiche. Purtroppo questa versione in inglese con questa mu no, in questa canzone giapponese non mi piace. Io lo giocai con le musiche in inglese ed erano molto più inquietanti. Attenzione, al prossimo devo andare a quest'altro pannello. E devo saltare subito. Qui. 3, 2, 1. Maledetto Eggman, sei fuggito di nuovo. Va bene. Adesso arriva probabilmente lo stage più bello di Sonic CD, che ha segnato la storia di Sonic CD. Che ha segnato la storia di Sonic CD. Questo, ragazzi, ogni volta che lo rivedo mi mette i brividi. Mi mette i brividi. È uno stage che adesso finiremo anche abbastanza rapidamente, visto che non è più necessario fare il passato, presente e stronzate varie. Che grandissimo stage. Ah, vedi, sempre good, good, good. Ebbene. Così facciamo rapido, rapido. La zona 3, ragazzi. Oddio, non vedo l'ora che ci sia la zona 3. Mamma mia. Rimanete connessi per la zona 3, per favore. E adesso la musica è questa. Alla zona 3 sentirete una delle musiche più iconiche della saga di Sonic. Cioè, non sto parlando di una musica, ma di una musica iconica. Allora, aspetta, qui saliamo in alto, andiamo a destra. Gol finito. Preparatevi. Zona 3. Non lo rifaccio da anni, sono emozionatissimo, non lo rifaccio da anni. Questo ci servirà. Merda. Questo ci servirà, ragazzi, la corsa ci servirà. Oddio quanto ci servirà in questo stage. Peccato che non c'è questa musica. Dimmi che mi fa partire la musica. Eccola. Contro Metal Sonic. Merda di cane.
L'obiettivo di questo stage era di finire prima di Metal Sonic lo stage. Peccato che sto facendo uno schifo. Io. Merda. Oddio. Ti prego. Ce l'ho fatta. E troveremo di fronte a noi il problema maggiore di Sonic. Amy. Ah, però ho sbloccato anche un obiettivo. Spegni Metal Sonic. Allora, un attimo solo, ragazzi, che faccio una cosetta al volo. Un attimo. Ma approfitto di prendere dei punti su Microsoft Reward, visto che sono 50 punti. Ovviamente che non mi riesce a riscattare perché Reward sta facendo schifo sto periodo. Va bene, torniamo al gioco. Ok, fammi vedere se c'è tornato veramente. Io nel caso comunque... Mamma mia, è sempre emozionante vedere Metal Sonic contro Sonic. Veramente troppo. Ok. Andiamo, va. Siamo praticamente all'ultimo stage. Finiamo questo e abbiamo finito CD. Sì, sto facendo uno schifo, se non si è notato. Ah, non so se si è notato, ma voi sentite che mentre noi stiamo giocando c'è una musichetta di sottofondo? Che in genere ha sotto delle persone che cantano. Questa cosa era pazzesca al periodo del Mega Drive, perché qui stiamo parlando di un periodo dove il NES portava sostanzialmente, o lo SNES, il Super Nintendo, portava comunque un potenziale, ma che non poteva raggiungere robe tipo sentire la musica con un vocale. Allora qui dobbiamo fare per forza così, aspetta, parlo dopo, adesso è un po' critico. Merda. Cazzo. 2, 3, 4, 5. Vai. Dicevo, c'è in passato una macchina così potente che riusciva a riprodurre anche la voce di una persona. Non c'era, perché non c'erano i dischetti. E l'uscita del Sega Mega Drive CD, che era un'espansione del Sega Mega Drive, cioè questo Sega CD, ha permesso proprio la riproduzione di questo titolo con la musica, con i video, perché c'era spazio per la riproduzione. Qui dobbiamo passare di qua. Comunque me lo ricordavo molto 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 più difficile Sonic CD. Ma non so se questa cosa è dovuta al fatto che questa remastered è stata semplificata, perché vi giuro ragazzi che io me lo ricordavo veramente molto 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 più difficile. E dai, porco cane. Niente da fare, passiamo di qua a sinistra. Ok. Andiamo a destra. Perché?
perché di regola si va a destra per ogni cacchio di gioco platform. Ah, queste bombe non le puoi distruggere. Sono loro che distruggono te. Ah, che palle qui. Andiamo, va. Sì. Ok. Mini Sonic, il raggio il raggio mini, che bello! Che ricordi, cazzo! Me l'ero dimenticato. Ed ovviamente vai avanti, per favore. Ta tanta pa pa pam 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 pam, porco cane. Ta tan 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 pa pa pam pam pam. Oddio mio. Ma perché mi dovete levare la vita sempre con questi punti qui? Ok. Piano, piano, piano. Ma sono ritornato indietro. Scusa. Oddio, che pazienza. Perché mi ha fatto tornare indietro? Scendi di qua, per favore. Andiamo, va. Ok, mi ricordo benissimo questo pezzo infausto. E abbiamo completato anche zona 2. Ok. Sta a posto. Ma ho rischiato a no, che palle. Ti prego, non mi fa perdere troppo tempo. Thank you.
Vabbè, ci sta, è l'ultimo stage, ci sta. Però mi ricordo che si poteva andare in un posto più semplice ed era qui su. Cioè, più semplice relativamente. Non facciamo ipoteticamente. Mannaggia il diavolo. Vai su. Non vedo l'ora di finirlo per passare al 2. Ho proprio, sono davvero emozionato a vedere due cose del 2, soprattutto l'inizio del 2. E mi interessa tanto saperlo. Per un pelo di cazzo. Oh, ma quanto cazzo è ostica sta cosa? Quanto è antipatica sto pezzo? Ok. Sì, scendi, vai. Mo stavolta è riuscito a toccarmi. Meno male che hanno messo infiniti tentativi, si vede proprio che è un anniversary, è un'edizione tranquilla. Cioè, figurati a rigiocare alla versione emulata, che cosa diavolo era? Cosa ho dovuto patire io al periodo di Sonic Jam Collection, che io giocai alla collection di quel Sonic. No, però io come faccio a passare di là? Come cazzo faccio a passare di là? Spiegami una via, un'alternativa. Con quale probabilità passo? Oh porca puttana, guarda, non è possibile. E dai, mo ripartiamo. Stesso problema di prima. Mo si è aperto tutto. Ok, ho capito. Ho capito. Però mannaggia il... Vabbè. Oddio mio. Ma non riesce a stare fermo. Scivola. Scivola sto cazzo di Sonic. Scivola. Non è possibile. Non... Non è una questione di scivola. Oppure se lo rifacciamo, rifacciamolo. Ma porco il demonio, ma vaffanculo. Ma...
prego, per favore. Già mi sono avvelenato abbastanza questa sera, ti prego. Oddio, che miracolo di vita! E mo speriamo che con questi 38 ring lo faccio fuori. Vediamo un po'. Ne manca uno. Bene. E Sonic CD è finito. 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 Dio, la musica non era proprio così quando ci giocai al periodo. Io giocai a quella in inglese. E abbiamo dato anche questo è fatto. Passa Sonic 2. Si bestemmia in Sonic 2. Non ti viene chiesto manco se vuoi finire col finale o tutti gli smeraldi, ma... che peccato. Ha due finali, uno dove non compare praticamente Sonic tra le stelline, ma sono finali in merda, cioè sono sostanzialmente finali molto rapidi. Adesso
cioè capite quanto era bello anche le scritte, come vedete, pre-executive, questi qui, che è bello fluido, perché questo era un video. Ma che passeremo a Sonic 2 e ritorneremo a un downgrade pazzesco. E voilà, terminato. Passiamo. You're too cool, perché abbiamo finito tutto quanto. Bene, Sonic 2. Che carino, hanno messo il piccolo easter egg di CD. No, vabbè. No, vabbè. Scusate un secondo. È che ho sbloccato una marea di obiettivi. Fammi vedere un po' se Reward mi dà la possibilità almeno di questi piccoli obiettivi di... Oh, me l'ha dato. Perfetto. Ci abbiamo fatto. Ok, rimettiamo Xbox. Che bello, cazzo ragazzi, mi sono emozionato. È difficile vederlo in live, ma sto veramente tra il... Non riesco a parlare, se non mi commuovo, cioè mi piace talmente tanto. Poi Sonic 2 è stato sostanzialmente quello che ha toccato di più la mia infanzia, perché è quello che ho giocato di più in assoluto. Cioè proprio il 2 l'ho amato alla follia. E vabbè, si sa pure il perché. Lo sappiamo benissimo il perché. Allora, differentemente da CD, il gioco è molto più difficile. Per un motivo. Dobbiamo prendere gli smeraldi del caos mediante i checkpoint. Quindi io adesso vorrei fare una prova. Voglio fare una cosa strana. Perché sono sicuro che funziona al 100%. Adesso facciamo gli stage. Finito il checkpoint, resettiamo la partita. Secondo me ce lo fa fare. E quindi prendiamo tutti e 7 i Chaos Emerald all'inizio del gioco. Lo trovo molto eccitante come cosa, quindi lo facciamo tipo subito. Lo facciamo. Sono sicuro che non ci hanno pensato quelli di Sega. Sono sicuro al 100% che se ne sono dimenticati. Perché anche perché abbiamo avuto la conferma prima che riavviando mi rimandava nella modalità storia. Quindi facciamolo e proviamo. Se funziona verrà patchato sicuramente in futuro, quindi approfittiamo di adesso. In teoria dovrebbe funzionare. Madonna. L'apice sarà Sonic 3 & Knuckles, mamma mia. Oltre alla lunghezza di quel titolo che sarà mega galattico. Ma le musiche, cazzo. Queste più o meno sono belle,
Ma quelle del 3, mamma mia. Allora, abbiamo preso il primo Coast Emerald. Adesso ricominciamo. E se il gioco veramente è buggato come la merda, ci darà di nuovo a quel checkpoint la fase speciale per lo stage 2. Proviamo. Sei 50. Vediamo. Madonna raga, sono un mostro. Cioè finiamo praticamente, otteniamo tutte e 7 Coast Emerald dal primo stage. Oh, c'aveva questo bug pure Mania. C'aveva pure sto bug Mania. Cioè io non lo so, non l'hanno mai fixato. Vabbè, oh, che ci liberiamo subito degli special stage, non mi lamento, Anche perché sono più tosti. Sonic 2 lo finiamo poi subito. Mezz'ora. Sì, domani facciamo Sonic 3. Sempre se gli stage non mi danno problemi. Perché bene che l'ultima volta li ho portati in live ed erano anche molto più complicati, se devo essere sincero, perché il movimento era molto più scattoso. Ecco, diavolo. No, Tails, stronzo. Eh no. Quanto sarà divertente fare questi stage adesso. Non è cambiato un cazzo. Sono difficili e basta. Ok, primo fatto. Attenzione Tails, per l'amor del cielo. Ma non mi fare come prima. Spostati. Tails è un problema per la mia run. Sempre stato un problema. Oddio mio. Ok. È culo un cazzo. 130, 35 ring devo prendere io per conto mio. Se lo prende Tails sono cazzi. Adesso sono cazzi amari. È finita. Me lo dovevo ricordare. Ah, zitto, zitto, ce l'abbiamo fatta. Che culo. Secondo Chaos Emerald ottenuto. Parerà. Continuiamo. Pam pam, stage 3. Merda. Mi ero dimenticato, non si può riavviare. Vabbè, sempre meglio che quello che è successo prima. Prima ho fatto una strage di ring. Ho paura, ce ne sta qualcuno qui. Ne ho 60 precisi.
Oh, dannazione. No, non ce la faccio. Stealth mi perderà al 100%. Come faccio adesso? Dove sono i ring? Tutti sul centrale? Porca miseria. Ecco, vedi perché detesto lo devo rifare. Questo lo devo rifare, sì, Tails. Abbiamo capito che... vai Tails, mannaggia a te, non serve un cazzo. Li hai beccati tutti Tails. Sei uno stronzo. Sì, dai, rifacciamolo. Sono confuso. Ok. Beh, qua è andato bene. Qui devo stare semplicemente sul centrale e saltare. Qui mo ne vuole 160. Beh, meglio, molto meglio. Beh, Tails, tu sei uno stronzo, non servi a niente. Lo sapevo, quindi non ti preoccupare. Penso io ai ring. Non ti preoccupare, non servi un cazzo, Tails. Lo so di mio che non servi a niente. Quindi ce la faccio da solo. Altro Chaos Emerald sbloccato. Siamo a 3 su 7. Altre 4. Che bello. È meglio di quella remastered che ho fatto tempo fa. Remastered. Quell'emulazione che ho fatto tempo addietro. Che bello. Come mi diverto a fare così gli special stage al primo livello. Peccato che questa è una cosa che forse faremo solo ed esclusivamente per... O forse no, forse riusciremo a farlo anche in Sonic 3 e Knuckles. Vedremo. Prima ci togliamo gli smeraldi, meglio è. Prima sblocchiamo Super Sonic. Merda. Prima sblocchiamo Super Sonic. E prima sblocchiamo Hyper Sonic in Sonic 3 e Knuckles. Non ci dimentichiamo di questa forma, che tra l'altro ha preso ispirazione al mio nome. Quindi diciamo che sostanzialmente non vedo l'ora di rimettere mano a quella forma di Sonic che ormai è scomparsa da ormai troppi anni. Allora, questo stage diventerà sempre più complicato. Sì. Tu, Tails, non prendere niente. Fammi il piacere di starti a fare i cazzi tuoi, per favore. Non prendere niente. Neanche un ring. Ne hai preso già uno. Già mi hai fatto incazzare. Merda. Ecco perché non mi posso fidare di Tails, stronzo. Certo, andiamo avanti.
Devo solamente stare attento a questi. Oddio mio, che panico. Sessanta ring. Difficile, molto difficile. Specialmente non sapendo dove li vado a prendere. Ok. Era a destra? Merda. Poi era qui. Poi era qui. No, non ce la farò mai. Dannazione. Meglio rifarlo. Troppi pochi ring. Odio questi special stage, li odio a morte. Stanno sul cazzo forte. Maledizione, me ne dimentico sempre. Vabbè, meglio di prima. Beh, Tails, hai finito di essere inutile. Hai beccato tutte le bombe del gioco, credo. Merda. Ne potevo prendere di più lì. Mi andava di lusso dopo. 160? 150? Non fa niente. Tanto non mi fido di Tails. Il sono psicopatico malato di mente. Facevano bene quelle cazzo di volpi a bullizzarti, porco cane. Oddio, sì, godo. Facevano bene a bullizzarti, Tails. A tirarti le code, sei uno stronzo. Non servì a niente. 3, 4, 5, 6, 7. Altri e 3. Rincomincia. Che bello quando arriverò a iniziare su Sonic 2 con Super Sonic dal primo livello. Che bello. Un sogno che si avvera grazie a un loro problema che hanno da una vita. Non riescono a permettere il tasto rincomincia. Dimenticano sempre questo problema. Sempre peggio andrà. Non mi ricordo manco più l'ultimo stage come cazzo si faceva. Oddio mio. Sì, ciao. Vabbè. E qua lo devi per forza fare un altro giro. Come lo fai a predictare? Grazie al cazzo. Va bene, ci proviamo. Il problema è che dimentico dov'è la posizione esatta. No, ti prego. Ok. Very good. 110. Mm-hmm.
Merda. Mi ha fatto la trappola. Quelle bombe di merda. Erano messe di proposito lì. Stronze. Ma stavolta ho preso un ring stavolta. Attenzione, qua adesso è tutto sulla sinistra, me lo ricordo. Ok, ne ho presi di più adesso. Peggio di prima, penso. Ha preso più tails del solito e sono cazzi. Brutta storia. Brutta storia. Nada. Madonna mia, sti special stage di merda. È un parto ogni volta a farli. Molto meglio rispetto a prima. Ma che cazzo ho combinato? Non va bene. No, prima ho saltato troppi ring qui. Adesso già meglio rispetto a prima. Non colpire le bombe, l'importante è quello. Passiamoci di qua. Niente. Per un ring. Porca miseria. E qua mi deve dare un aiuto Tails per forza. Se non lo prende Tails pure non faccio una pippa. Qui di collaborazione a quanto pare. Eh sì. Infatti adesso è andato meglio. Facciamo collaborare Tails. E non mi perdere i ring. Mi incazzo altrimenti. Vai. Niente, coglione Tails. È nato coglione Tails. Mannaggia la miseria. Sei nato coglione. Non hai due code, due coglioni. Come tutte le persone in questo universo. Porco cane. Vaffanculo, no. No, pure questa run è andata di merda. Cazzo di palle. Oddio mio. Zitto. Oddio Tails, ti sto per staccare le palle. Stavo per staccare le palle a morsi. E non è una pratica sessuale. Che ti odio. Vabbò. Per tre ring. Vabbè, sappiamo che nello stage lì non ci sono bombe, quindi facciamoci questo stage iniziale stando attenti alle bombe e facendo bene le cose. Qui dobbiamo far giocare l'area Tails.
Quello è più che altro l'obiettivo. Qui saltiamo. Facciamo giocherellare Tails. Giocherella Tails. Vai qui. Vai più al lato te Sonic. Qui prendi questi. Giocherella un po' Tails. A destra. Centrale. Di nuovo a destra. Ok. Impeccabile. Stessa cosa, giocherella Tails. Salta, vai a sinistra. Acchiappa tutto, vai a destra. Sei testa di cazzo, Tails. Ma noi lo sapevamo che sei una testa di cazzo. E mo, tranquilli, perché le uniche bombe stanno qua all'inizio in pratica. Giocherella, 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 giocherella un po' di più. No! Mannaggia Tails di merda. Mo ho quei 10 ring che ha perso prima. Ma io sto dando ventilazione. Dove cazzo sta puntando sto coso? Io mi sto morendo di caldo e c'è sto coso che punta. Certo che dobbiamo riprovare. Oh, aria fresca. Sto dando l'aria al green screen, porca miseria. Tails, se per l'ennesima volta fai qualche puttanata mi incazzo forte, no, eh. Oh sì, adesso mi viene l'aria, adesso mi riesco un po' a concentrare, dannazione. Wow! Grazie, sconosciuti! Thank you so much! Vediamo un po' intanto... Orco! Oh, i miei sconosciuti su Twitch, quanto ti voglio bene. Oh, ci ritroviamo sempre su sto stage. Pure l'altra volta mi sa che ti eri connesso in live proprio esattamente qui. Allora, ecco, adesso la ventola mi sta creando problemi ai capelli. E io... Oh, merda. Sì. Sì. Sì, non uno, bensì due anelli sono per te sconosciuto. Due. Vedi? Sei venuto tu e sono riuscito a prenderlo. 3, 4, 5, ne mancano altri due. Che bello, ho trovato un glitch dentro sto gioco, glitch o bug, quello che sia. Guarda che bello, premo ricomincia e posso rifare di nuovo lo stage, così già dal primo livello finisco il gioco al 100%. Rimani con me con gli altri ultimi due stage, così mi libero di questa tortura degli special stage, guarda. Non... Pensavo che ci fosse anche la possibilità di fare quella pratica... No, vai giù. Ok, andiamo qui. Comunque sembra un po' a doppio senso, quando vengo io lo prendi sempre, va bene, comunque dettagli. Allora, vediamo un po' adesso. Ok, ok. Va bene. Ma se mi fai fare ste cose, io un po' i riflessi ce li ho, quindi ce la faccio, easy, tranquillo, eh. Un po' troppo, diciamo.
Dai, che se riesco a fare una botta questo pure. No! Merda. Salta. Meraviglioso, ma fino a un certo punto. So due volte che non vedo dove devo andare. Comunque, ci siamo. 220. Ecco, questo volevo evitare. Va bene, finita in pratica. Dove le caccio 220? Tails sia un coglione di primo ordine. Merda di cazzo. Vabbè, vaffanculo. Lo rifacciamo lo stage. Lo rifacciamo. Come? Sì, cazzo, ma lo rifacciamo. Sì, devo arrivare come mi viene richiesto. Mi dice 200 ring. Se arrivo ai 200 ring, posso praticamente finire lo stage. Adesso mi dice di ottenere 80 ring. Vedi, io adesso prendo 80 fottuti ring di merda. E mi devo ricordare pure dove escono. Allora, mi ricordo che qui era semplice. Era l'altro che dovevo predictare dove uscivano i ring. Vabbè, Tails. Stiamo parlando di Tails, il coglione. Stammi dietro, non avanti, brutta testa di cazzo. 140 ring. Ok. Attenzione. Di nuovo a sinistra. Ormai. No. Ok. Di nuovo a sinistra. Merda, me ne sono dimenticato. A destra. Ok. Beh, 174 per esempio è molto bello. È molto bello. Perché con 220 ring ci arriviamo subito. Se non becco se bombe di merda. Vabbè, Tails è una testa di cazzo, quindi lo sapevamo. L'avrebbe preso comunque. Però io ce la posso fare da solo con le mie forze. Se Tails non mi muore ancora. E io prendo tutti i ring. Ben. No, porco cane. No, forse non ce la faccio. Per 6 ring. No, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che culo. Che culo. Che porca puttana di culo. 220 ne ho presi. 220. Tails di merda. 2 ne ha presi Tails. 3, 6. Ultimo. E non il cantante. Ultimo. E poi giochiamo a sto gioco. Allora. No. Ci vogliono 50 ring per ottenere quella fase speciale al checkpoint. Ok, questo è l'ultimo stage e abbiamo finito. Finito con gli special stage. Madonna che maestro che sono diventato. No! Vabbè, la stronzata la dovevo fare. E va bene, dai. Non me la ricordo la combinazione. Alle volte sbaglio anch'io. Alle volte vado a culo. Alle volte non so manco io che cazzo sto a fare. Cool. Cool di culo. 180 ring.
Beh sì, vabbè, partiamo malissimo. No! Porco cane, lo sapevo io. Vabbè, lo facevano di proposito questa trappoletta, va bene. Rifacciamo il livello. Uno, due, tre, quattro. Merda, per uno solo l'ho mancato, però va bene come score, 120 è stra buono. Stesso giochetto di prima. Cerchiamo di stare attenti, c'era uno che mi confondeva sempre. Qui di nuovo. Questo mi confondeva, tre ce ne stanno di seguito. Che cazzo. La pazienza. Questo gioco è la cosa più forte. Pensate che Sonic mi è servito nella vita per affrontare quelle che sono le difficoltà più grosse della mia vita, tipo ingegneria informatica, che sto tuttora facendo, e che se non fosse per il fatto che bisogna riprovare gli esami fino a quando la persona perde il senso e dice no, io non passerò mai quegli esami, e tu dici magari me ne vado dalla facoltà, no, perché grazie a Sonic io ho scoperto che prima o poi tutti ce la fanno a fare qualsiasi cosa. Quindi è una bella morale che mi ha mollato Sonic nella vita. Che tu quando sei bambino magari manco te ne rendi conto di quello che ti insegna questi giochi. Il fatto del dover riprovare. I try and run sono fantastici. Tre volte. No! Ma non era stato... mo sì, 190 precisi, 210 ring. Mo non so che cosa mi aspetta. Vabbò. Ce l'avrei potuta fare però, se non fosse per il fatto che ho beccato tutte quelle volte le bombe. Vabbè dai, riproviamoci. È l'ultima, perché la prossima è fatta. Uno. Cerchiamo di prendere pure abbastanza ring qui. Meno male che ho detto cerchiamo di prendere abbastanza ring, sto a fa più schifo di prima. Mazzo, ho fatto proprio schifo adesso. Mamma mia, che schifezza. Vabbè, anche l'ultimo special stage, non... vabbò. Oh, mi raccomando, tutti completamente a sinistra fin quando... Vai a sinistra. Rimani a sinistra. Rimani a sinistra. Rimani a sinistra. Vai a destra. Sinistra. Destra. Ma che cazzo? Vabbò.
Ma non ho beccato manco una bomba. Vabbè, riproviamoci. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Vaffanculo, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, centrodestra, sinistra, PD, oh, PD ci sta preciso in questo momento, eh. Mannaggia santa. Mannaggia santa. Codesta pazienza. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, grazie a Tails di essere inutile. Sinistra, sinistra, destra. Non posso manco stoppare. Vai a fare in culo, guarda. Prenditelo in culo tutto uno interamente, vaffanculo, testa di cazzo, guarda. E pensate che questi special stage avevi solo un tentativo quando ci giocavi sulle vecchie console. Mo vedete quanti tentativi io posso fare, 500 tentativi. Ma porca puttana! Boh, vabbè, è andata malissima pure questa. Vabbè. Perché Tails si è ricordato di essere figlio di puttana. Si chiama difetto di genetica. Quando ti nasce una volpe a due code, probabilmente aveva anche qualche problema al cervello. Non mi ricordo un cazzo. Ecco qua, te pareva. Ah, ok, questo era quello delle tre volte. Quindi sinistra, sinistra, due, sinistra, tre, quattro volte, non tre. Mazza, qua abbiamo finito prima del dovuto. Bene, 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 bene. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo. Siamo già, abbiamo finito. Mo, per l'amor del cielo, non mi colpire le bombe. Per l'amor del cielo, Tails, non fare cazzate, ti prego. Evita. Evita di fare cazzate, ti prego. Fai quello che cazzo ti pare, ma non andare addosso alle bombe. Balla. Cacati. Non lo so, fai qualsiasi cosa, ma per favore. Ecco, Tails. Parlo col muro. Riprendi sti ring. Sei un fetente, Tails, testa di cazzo. Ma ce l'abbiamo fatta. E adesso? Ok, può trasformarsi in Super Sonic. Io c'ho già 60 ring. Penso dal prossimo stage.
Va bene. Facciamo quello successivo. Abbiamo dato tutti e 7 Chaos Emerald di Miard. Adesso ci possiamo divertire. Ho le cose proprio fammi vedere se funziona qua. Supersonic, ho buggato il gioco. Oh, ma Y dovevo premere. Ok. Che bello usare i cheat. Che mi ha dato? Attenzione agli Stinger. Hai sconfitto 10 Stinger in Sonic the Hedgehog 2. Bene, grazie. Mo ci finiamo il gioco veloce veloce. Mezz'oretta, dai. Perché mi è andato al contrario? Vai, vai, vai. Pa 36. Quindi devo premere Y per diventare Super Sonic. Buona a sapersi. Room. Questo è uno stage che amo tantissimo, che ho sempre utilizzato quando giocavo in debug mode dentro questo gioco. C'era una modalità per poter creare dei livelli un po' come Mario Maker dentro questo Sonic. Veniva utilizzato dagli sviluppatori di Sega per testare i livelli. E allora lasciavano questo codice affinché i giocatori, cioè più che altro loro, avessero modo di testare il gioco. E poi questi codici sono stati scoperti nel tempo e sono stati utilizzati per far divertire l'utente. Namo. Mi trasformo, eh. Aspetto un secondo, prendo questo. Bene, andiamo. Io che ho il feticismo per Super Sonic, è una cosa che amo. Vabbè, ma chi non ce l'ha, dai? Dai, porco cane. Ok, adesso forse è un tantino complicato usare Super Sonic in mezzo all'acqua. Affogherò. Ma come cazzo ho fatto a morire in mezzo a 6 cose? Mannaggia la miseria.
Ma non ho preso un checkpoint. Questa cosa mi ha depresso. Ce la faranno i nostri eroi a non prenderla in culo per l'ennesima volta? Vai, vai, vai. Rapido. No, stavolta sto attento, eh. L'ho detto 2 secondi fa. Non ci posso credere. Ma porca puttana. Perché mi vuoi male, gioco di merda, eh? Poi c'è tanto spazio, mi devi mettere in questa condizione. Io non lo so, metti in questa condizione. Penso di aver preso la strada peggiore in assoluto. Vai. Ficcati dentro, per l'amor del cielo. Ecco. Andiamo sotto. Dieci secondi in più non fanno mai male. Oh sì che abbiamo preso la strada peggiore. Ah no, siamo ritornati allo stesso punto di prima. E mi raccomando adesso, mi raccomando un cazzo, ti prego, come cazzo faccio con Super Sonic? Oddio che ansia. Guarda che cazzo l'hanno inventata a fa Super Sonic a sto stage. Porca puttana. Bene. No, questo non è uno stage fatto per Super Sonic. L'abbiamo notato tutti, adesso è abbastanza chiaro. Però abbiamo preso il checkpoint, l'importante è quello. Andiamo, scendiamo. Come gode sta zoccola, guardalo. Vabbò. Sono salvo per miracolo. Mo per favore piano. Dio mio. Dio mio. Chemical plant. Oddio mio.
Qui tra l'altro c'è uno stage che non ho mai provato, perché è stato introdotto nelle versioni mobile che sono uscite, che tra l'altro potete scaricare gratuitamente sul Play Store o sul Apple Store. Insomma, decidete voi quello che vi è più comodo, che smartphone avete, insomma. Tra l'altro è gratis e potete fare uno di quegli stage che non sono stati mai messi nella versione Tails. Bravo, bravo Tails, scelta saggia, più saggia di questa si muore. Bravo Tails, che mi ha dato quei ring. Così finiamo lo stage il prima possibile. 47 secondi durano gli stage di Sonic. Quando arrivi a 3-4 minuti c'è qualcosa di sbagliato. Ecco, vedi, così si prendono pure le monete. Si recupera tutte quelle monete che ho perso per prima. Si raccolgono questi 50 ring e si finisce lo stage. Ecco, sono fottuto. Sono fottuto. Questa è una zona dove conviene rimanere in alto per tutto lo stage. Se ci si rimane, l'ho appena detto, non ci sono problemi. Adesso avremo problemi. Fermati. Dai. Dai. Poi mi mancano solamente 3 ring e divento Super Sonic. Non mi fare lo scherzetto all'ultimo. L'ho detto. Dai, ti prego. Minchia, per mezzo secondo, miracolo. Ah, che bello sto stage. Quanto è difficile con Super Sonic soprattutto, eh. La forma di Super Sonic in Sonic 2 è quella che mi piace di più in assoluto. Sonic con gli occhi neri e questo sprite così in particolare è quello che mi fa impazzire di più in assoluto. Quello di Sonic 1 non... vabbè, Sonic 1 usa quelle di Sonic 2 perché non è nato con... Non è nato con Super Sonic e quindi non l'hanno creato con... Nel futuro lo hanno creato questi, gli stessi che hanno creato sto gioco per la versione mobile, hanno fatto la versione per Super Sonic direttamente nel gioco di Sonic 1 e usa lo sprite di Sonic 2. Ecco, grazie. No, qua non usciamo più. Qui si sente Tails che sta provando a fare lo spin dash. Dove? Dove sei? Qual è il tuo problema? Perché ripeti lo spin dash all'infinito? Niente, si è rincretinito Tails. Prego, lo terminate, lo ammazzate. Mi sta dando un fastidio. Niente, si è rincretinito Tails. Oh, è morto Tails. No. Pure questo non è che uno stage proprio nato per Super Sonic. Più che altro perché è lento.
ma una spinta in Super Sonic aiuta sempre. Patum! No. Vado in alto perché in alto penso che le cose siano più semplici, ma non è detto. Infatti. Tails si è rincredinito. Parte 2. Madonna, stesso gioco è buggato come una merda. Dobbiamo perdere qui, mi sembra, per proseguire. Esatto. Ti prego. Abbiamo dato anche questa. Mamma mia. Io ho una paura pazzesca per l'ultimo stage in realtà, eh. Questi sono zucchero. Sì, non fa niente. Ehi. Beh, non ho finito lo stage. Mi metti il checkpoint alla fine dello stage. Oddio, sto gioco. Un po' no senso alcune volte. Capisco che può servire per gli special stage, però ci sono tanti checkpoint. Mettimeli in dove potrei perdere. Magari dove posso fare più tentativi nella zona, sai che è difficile, me lo metti lì piuttosto che mettermelo nello stesso punto. Ho il punto finale che ho finito, ormai non serve più a un piffero.
è abbastanza inquietante. Ok, dai. Allora qui mi pare non avevo molte alternative se non salire qui e basta. Ok, ci ho provato a skippare ma non si può. Questo è un bel checkpoint. Sì, un bel checkpoint. Bellissimo, meraviglioso. Andiamo. Mi manca la magia di Sonic CD, sapete ragazzi. Ma sì, al diavolo, ormai faccio i saltoni grossi. Questo è un livello invece perfetto per Super Sonic. Bene. Allora. Benissimo. Siamo finalmente arrivati qui. Oddio, quanto godo. Qui mi darà la possibilità di accedere allo stage speciale, mi pare. Io spero che le condizioni per entrare nello stage speciale siano basilari, cioè arriva e basta. Preciso. Vabbè, adesso possiamo scordarci sostanzialmente Super Sonic a sta fase. Ma ho un magnetismo per andarmi a schiacciare sulle cose, non ho capito. Comunque poi c'è un controsenso dentro questo gioco pazzesco, perché puoi stare in mezzo alla lava, ma non puoi... Ma puoi essere schiacciato. Non è Super Sonic. È Sonic un po' più forte.
queste condizioni. No. Porca puttana, non c'ho il tempo di ragionare. Se mi scappa sotto. Oddio mio, guarda. Vai. Quanto vorrei Super Sonic in questo momento, guarda. Vediamo se posso andare da un'altra parte. Pare di sì. Cioè, potevo andarci, adesso non ci posso andare più. Vi rendete conto dell'assurdo? Io non ci posso credere. Dobbiamo provare a vedere sopra che cosa succede andando di qua. Cercando di non morire, ovviamente. Non ho capito. Ma poi ci sono tanti quesiti che mi vorrei mi pongo tante domande. Dammi Super Sonic prima possibile, prima che ricapiti una strage. C'è un checkpoint là. C'è un fottuto checkpoint lì. Aspetta. Come saltare tutto direttamente senza... Dannazione. Oddio mio. Oh, forse dopo sto stage... Vediamo sto stage speciale che non ho mai provato, tra l'altro, perché non ho giocato al gioco per telefono. Il famoso livello segreto. Oh merda, vabbè. Di nuovo sti pezzi di merda. Come prima. Ma che me la dai a fare l'invincibilità se... Meglio questo. Molto. Oh sì. Oh sì. Allora esiste. L'ho beccato. A quanto pare quindi si poteva skippare questo stage. Hidden Palace. Oh, io c'ho un magnetismo per prendermelo in culo. È una cosa incredibile. Bello. Questa è la prima volta che ci gioco su Hidden Palace. Primissima, primissima, primissima. Ok. Oh, mi raccomando. Don't forget to subscribe. Esci, vaffanculo, vai.
Morirò? Penso proprio di sì. Oh sì, come morirò. Morirò male. Invece mi salvo per miracolo. Tails è morto invece. Questo è un good ending. Tails muore, Sonic vive. Ma che ho distrutto il Master Emerald? Quello era palesemente il Master Emerald. Andiamo più comodi adesso. A meno che non moriamo. Ehi. Oddio mio. Prima volta che incontro questo Eggman. Bellissimo. Bellissimo sto stage. Bello. Bello. Vai, se non ci spicciamo più. Che stronzata con Super Sonic. Ah, tranne questo, che non è proprio semplice. Ok. Sali. Tails che si impazzisce puntualmente. Cosa mi crea un po' di sconforto. Ok, stiamo andando avanti, va bene. Che manca un piffero. Dov'è la fine del livello? Qui. Madonna, per la prima volta nella mia vita ho giocato Hidden Palace. Mamma mia, che bello. Battiamo pure qui Eggman. Va bene, al diavolo. Mm-hmm.
Ho capito, che cazzo abbiamo fatto? Aiuto! Ok. Oh no, non mi dire. Vabbè, andiamo qua sotto che almeno è sicuro che si procede qui sotto. Sonic che si fa di petrolio. Meraviglioso. Prenditi 10 ring, che siamo senza, altrimenti. Prendi pure l'invincibilità, non fa mai male. No, non ci credo. C'è quel quadra che non cosa. Perché abbiamo fatto tutto il giro? Dove dovevamo andare? Questa cosa mi ha confuso. Vabbè, al diavolo. Ci siamo, boss. Questo è uno dei boss forse più complicati. Se hai Super Sonic è una stronzata. Ma adesso non abbiamo neanche un ring per batterlo. Siamo intrappolati? No, no, meno male. Porco cazzo. Ok. Dimenticavo. Però non va bene, cazzarola. Ma non potevo venire qua con 50 ring. Ci faccio con 4 ring con sto boss. Oh cazzo, dimenticavo. Adesso riesce Eggman. Uno. Ma quel saltino bello che mi ha fatto prima, rifammelo pure mo. Thank you.
Merda, 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 merda. Era finita. Non ti distrarre per Ema, merda. Perdere mai sto ring. Pa 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 pa. Di nuovo. Tails intanto crepa a caso. Uno, due. È fatta. Anche questa. Oddio, 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 io mi immagino il boss finale. Quanto tempo ci abbiamo messo quel giorno per batterlo? Con i replay. Qui non ci abbiamo i replay. Oh, ma quanto era lungo Sonic 2? Porca troia. Senti, ce la facciamo a non morire ogni cosa che... No, ce la facciamo. Scusate un secondo, ma mi stanno andando capelli negli occhi e mi dà un fastidio bestia che non potete capire. Meglio. Si apre qui. Ti pareva? Stai fermo. Oddio, mo... Ma andava a finire come prima. Fermati. Scendi diretto così. Come non detto. Va bene. Avrà una fine sto stage? Mi sa proprio di no. E...
Devo andare di qua. Penso che abbiamo finito. E voilà. Bene, 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 benissimo. Scusate un secondo, ma... Ecco, molto meglio. Doppio triplo vabbè, mo muoio, ecco. Fuori di fam. Ma dall'inizio dello stage, che palle. Quanto ci vorrebbe qua Super Sonic? Vediamo un po' se lo riesco a fare. Non riesco, perché ogni volta che mi attacca qualche nemico perdo i ring, cioè, vabbè, questo è ovvio. No, no. C'è sempre una trappola a sto stage, non riesco ad arrivare a 50. Con gran dispiacere, tra l'altro, tipo qua. Amo, forse ce l'ho una speranza, vediamo. Ma c'è quel quadra che non cosa. Sì, cazzo. Non ci posso credere. Ce l'avevo fatta. Ce l'avevo fatta. Ce l'avevo fatta. Ovviamente. Le cose mi devono andare storte in qualche modo.
Che schifo di stage, guarda. Sempre peggio diventano gli stage in Sonic 2. Tra l'altro questo manco me lo ricordavo. Era ovvio. Era ovvio. Senti, prima che mi ricrede. Ma quanta sfiga ho da una a mille. Soprattutto perché questo livello dura un'infinità? Grazie. Super Sonic non lo userò mai nella vita qui, eh. Mai. Esasperato. Scusa, non c'era il boss nell'atto 2? Non c'è un atto 3 col boss. Metropolis atto 3. Metropolis atto 3. D'apposta. Cerchiamo una strada alternativa. Che bello, non c'è una strada alternativa. Come faccio adesso? Ti prego, per favore. Esasperante sti stage, esasperanti. Se solo ottenessi Super Sonic, così andrebbero 100 volte meglio. Oddio mio, ma non è possibile, cazzo. Sono completamente stressato, non ce la faccio più con sto stage. Oh Gesù, ma non è cazzo possibile. È tutta una trappola sto stage. Io non me la ricordavo così cancerogeno. C'è sempre il nemico che ti attacca. Almeno un nuovo checkpoint. Almeno. Niente. Come si fa a fare 50 ring qui?
È impossibile. No, 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 madonna mia. Con Tails molesto che continua a saltare all'infinito. E salta, e salta, e salta, e salta, e salta. Io non me lo ricordavo così tanto lungo Metropolis Zone. Sonic 2 è proprio tosto. Io in questo momento stage, ci abbiamo avuto due stage ad ogni cosa, qui tre. Quegli stage di merda, va sempre così. Questo quanto puzza di merda sto stage. Vedi quello successivo dopo. Credo a questo punto che l'unico stage realmente figo è il primo. Ho un ricordo molto contorto di Sonic, a quanto pare.
Ma era così lungo. Mi ricordavo bene che poi arrivava. Che poi trovo già abbastanza strano una tartaruga che pilota un'altra tartaruga volante. Prima lo finiamo sto stage, meglio è, guarda. Quanto mi sta sul cazzo sto stage. Facciamolo dopo, va. Anche se sarebbe utile farlo adesso. No. È meglio farlo più tardi. Stage di merda. Me ne frega di Super Sonic. Me ne fotte proprio minimamente un piffero. Tanto qui ancora una volta è impraticabile usare Super Sonic. Proprio qui. Non è assolutamente giusto. Mi sa che forse sto per chiudere la live, perché sono arrivato proprio, non ho perso il senso di concentrarmi in questo stage, non credo di farcela più. Anche perché mi sono sparato tutto Sonic CD. Basta. 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 Basta.
Continuiamo nel caso domani. Io vi avverto comunque, in caso Super Sonic. Va bene, basta. Credo proprio di essere davvero davvero stanco. Con questo diciamo che oggi abbiamo dato comunque abbastanza, quindi non ci possiamo lamentare, insomma. Ragazzuoli, se vi è piaciuto questa live, domani ne facciamo un'altra. Facciamo un'altra alle sempre verso le 9:30. Vi aggiorno comunque su YouTube. Ricordatevi che per le notifiche delle live punterò a farle su YouTube. Quindi se vedete un video, contate che domani potrei fare una live, altrimenti si vedrà nei prossimi giorni. Io vorrei togliermi prima tutto Sonic per ritornare poi su Dark Souls, perché Origins è abbastanza rapido. Domani, se tutto va bene, ci facciamo Sonic 2 e Sonic 3 Knuckles e finiamo praticamente tutto. Se non ce la facciamo, un altro giorno e concludiamo. Con questo, grazie a tutti di aver seguito questa live e ci vediamo alla prossima.